Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino dichiara: conclusione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Facciamo chiarezza per frenare tutte le forme di speculazione politica di basso profilo che si stanno sviluppando in queste ore e per tranquillizzare i miei concittadini bombardati da informazioni false e devianti. Il CARA non diventerà centro Covid per immigrati. Sono arrivati oggi pomeriggio 284 migranti, come accade sempre. Arrivano da Lampedusa e tutti negativi ai test sierologici e da Porto Empedocle 64, anche loro negativi ai test sierologici. Come ha avuto modo di ribadire il prefetto di Caltanissetta, è una normale quarantena. È stato scelto il CARA in quanto per dimensioni idoneo a contenere un numero cospicuo di ospiti. La quarantena è resa obbligatoria dall'ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci, che ha stabilito i 14 giorni obbligatori, trascorsi i quali si procederà al tampone. Dal CARA non si potrà né uscire né entrare. Nessun migrante passerà indisturbato per il centro storico, altra pretestuosa affermazione che ho letto qualche ora fa, dichiara Gambino. Ho chiesto con forza che venga incrementato il servizio di sorveglianza dinanzi al CARA. Questo è quello che c'è da sapere, tutto il resto lo considero sin da adesso procurato allarme.